Benvenuti alla festa di San Donato! Oh! Dai, facciamo di porta al guaglio! Sì, avete. È bellissima! Apre la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di piani. Che cosa ti aspetti da questa festa? Ci avete messo molto difficoltà, cioè tanta difficoltà non l'avete messa, però vi siete impegnati, è come se avete ricostruito questa chiesa. Infatti avete fatto una bella festa in onore di San Donato. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali, di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. E questa festa sarà diversa dal solito perché è una festa, è il primo anno che si fa, quindi non si è avuto il tempo, anche con il tempo, una cosa molto più o meno sia improvvisata che molto strutturata. Ho capito, allo stesso tempo diciamo. Ma hai saputo di questa festa che stanno organizzando? L'hai saputo? E che festa è? E chi la sta organizzando? Il quartiere. Pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda? Se lo zono si è ridotta un po' da brodo e basta solo fare appunto e fare in modo che questa è. Come che c'è? Ti ho detto che mi devi rispondere alla domanda. Come? Quale domanda? Te l'ho fatta già. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso. Ti piace la te? Il quartiere te? E perché? Si può giocare a calcio, si può andare agli amici. Ah, e voi state sempre qua la sera? Sì. D'estate giocate qua? Sì. Ah. E ora nel cuore metti un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento. Oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. Tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore metti un muro. Allora, qual è il ricordo che ti... il primo ricordo della chiesa di San Donato, qual è? Quando eravamo piccoli andavamo a giocare a San Nicolò. Col Bob? Sì, specialmente quando c'era la neve. Le buste pure. Le buste. Quindi col Bob specialmente quando c'era la neve, perché quando non c'era la neve voi andavate comunque col Bob. Andavamo, diciamo. Ma senza Bob. Senza Bob. Cioè, non è come a noi. E allora qualcuno che ne interessava, qualche ragazzo ovviamente, no? E sapevamo che tipo di macchina tenia. E da qui teniamo sotto controllo. Cioè, in Gernivaglio tipo Pasqua la Queen, Michele Pinelli, Scasuna. Loro sì, non so scordare come si chiamava quello gruppo. New Horizon, da? Ma quanti anni avete su una voi a San Donato? Due anni a fine. E chi la formazione del gruppo qual era? Di nome e cognome, sì. E soprannome. Soprannome. Mi, Savere Mangi, Secchietelli, chi te la sa, Pascala qui. Ricordo che gli anni passati, la mattina del 7 agosto si faceva la novena di San Donato e per 7 mattine andavamo tutte le mattine a celebrare la messa. E noi a San Donato? A San Donato. E noi partecipavamo a questo benedetto. La chiesa era anticamente intitolata a San Nicola. San Nicola come culto è più antico rispetto a quello di San Donato.
una delle testimonianze che abbiamo noi di San Nicola è la mazza di San Nicola. Poi, quando il maestro ci chiedeva di portare la bacchetta, quindi allora io portavo la bacchetta al maestro. E il maestro diceva sempre, la mazza, il professore Gattici diceva sempre, la mazza di San Nicola, chi la porta? La chiesa di San Donato, ma grazie ai giovani di Pignola, a un gruppo di pignolesi bravi e impavidi, si sta riprendendo un qualcosa che era lasciato nel dimenticatorio. Cosa ne pensa un astigiano che organizza la festa di San Donato e si ritrova a Serranetta? Per me questa cosa in particolare rispetto alle altre manifestazioni che ci saranno, per me questa sicuramente sarà una cosa più bella. Nulla togliere alle altre associazioni, ci mancherebbe, però è una cosa fatta con... cioè da giovani, fatta in un modo molto semplice, credo che è una cosa soprattutto che spero che aggreghi molto tutta la popolazione, visto che siamo tutti un poco spaccati. Ah, lei non è del Paschiere? Sono di adozione pascherana. Ah, noi invece pensavamo fosse... 54 anni che sono Paschiere. E ha saputo del fatto che il 7 agosto organizzeremo la festa di San Donato? L'ha saputo o non lo sapete? Che cosa ne pensa così a freddo? Sì, da Terrando o da Pascherano? È un anno un emigrato pignolese a Buenos Aires, manca a fare la posta, in via Piamonte, aveva un grande negozio di scarpe, perché lui era andato emigrato come scarpariere da qua, però aveva fatto una certa fortuna. Mando 30.000 lire. Perché un giorno da Santo Donato le ha sparato tutto da fuoco, perché quell'imbecille, quel ladro, dovunque si trova Santo Donato l'ha da fa, come si dice, l'ha da fa torcio. E San Donato è il patrono del ticcio nervoso degli epilettici, l'ictus e compagnia bella. Ecco perché dovunque si trova l'ha da fa torcio, hai capito? Il dialetto, la lettera, ce l'ho conservato ma non so adesso dov'è, ma ci facevamo un sacco e mezzo di risate, però siccome era una lettera che chiedeva una sua volontà, io il giorno di San Donato la processione ci ho fatto 30.000 lire dall'epoca di fuoco, praticamente ho dovuto sparare 30.000 lire di fuoco, quando alla festa della Madonna sia noi si spegnendo 3.000 lire. Non abbiamo molti ricordi perché comunque San Donato si è festeggiato poco, però abbiamo i ricordi di questa chiesa, che era una chiesa bellissima, mal ridotta ma bellissima, e soprattutto abbiamo i ricordi dei signori che avevano iniziato di nuovo a costruirla. E mi riferisco a Savero Lattuchella, il nonno di Savero Lattuchella, sì. Azzarino, il papà di Rocco Azzarini, che si chiamava? Come si chiamava? Antonio Azzarino, Michele, cosiddetto Cavafuzzi, Michele Di Bello. Esatto. E poi tanti altri volontari, ma loro sono stati gli artefici promotori di questa cosa qua. Ma è stato un anno nel quale avevamo cominciato a ricostruire la chiesa, poi è intervenuta la soprintendenza che voleva arrestare i muratori che stavano lavorando e quindi dice no, queste sono cose che dobbiamo fare noi, voi non le potete fare. Questo è quello che vi voglio. Giuseppe, ti piace? Mamma fa. Giuseppe. Stavo parlando con te. Sì, la dicevo. San Donato, come la vedi? Ma sicuramente è una cosa positiva per il paese. Il ripristino di una festa che purtroppo è scomparsa. Ma grazie a voi, con il vostro impegno, passate di valutare. Mi raccomando, sempre... Sempre.